Ciao da lunadividlab.it, quest'oggi iniziamo il discorso sulla storia dell'arte greca. Iniziamo con la storia più antica, quella che riguarda le isole Cicladi, che sono questo gruppo di isole del mare Egeo che ebbero tanta importanza nell'età del bronzo. Partiamo dall'inizio. In Grecia la vita seminomade condotta dagli uomini durante il Paleolitico termina. E inizia nel settimo millennio il processo di sedentarizzazione che conduce al Neolitico, periodo che copre l'arco cronologico dal sesto al quarto millennio avanti Cristo. Insieme alle comunità stabili compare la ceramica, con vasellame e figurine antropomorfe e zoomorfe. Fin dalla preistoria il bacino dell'Egeo è caratterizzato da relazioni e scambi fra popolazioni. Queste relazioni, i circuiti di scambio, si ampliano nella seconda metà del quarto millennio, nel passaggio dal Neolitico all'età del bronzo, epoca che va dall'inizio del terzo millennio all'undicesimo secolo avanti Cristo. Le zone meridionali, quali le Cicladi, Creta e il Peloponneso, divengono le più importanti. Durante il bronzo antico, cioè dal 3000 al 2000, tuttavia c'è ancora un certo equilibrio fra le varie aree, poiché gli scambi favoriscono un'analogia nei ritmi di sviluppo. Dal punto di vista della produzione artigianale, da una parte si comincia a notare una differenziazione a livello locale, quindi una produzione propria, specifica di ogni area. Tuttavia, il ricorrere di forme comuni fa pensare ad un'ampia circolazione di oggetti, tecniche e individui. In tutta questa circolazione un ruolo importante lo hanno ricoperto proprio le Cicladi, che possedevano sia artigiani che marinai. E questo è dimostrato dalle raffigurazioni di navi e rematori che si trovano sui manufatti provenienti da queste isole. Quindi la marineria era molto importante. Inoltre le Cicladi potevano contare sulla disponibilità di alcune materie prime da sfruttare e commerciare, ad esempio l'ossidiana che si trovava a Milo, che è una roccia vulcanica vetrosa che, potendo essere facilmente scheggiata, veniva usata per la produzione di armi e utensili. E il marmo, presente in grande quantità soprattutto a Paro e Nasso. Il terzo millennio quindi costituisce per le Cicladi il momento di maggiore prosperità, anche dal punto di vista artistico. Quest'arte ha come centro l'universo umano, l'uomo e il suo mondo. Anche il mondo divino ne fa parte, e le immagini delle divinità non differiscono da quelle umane. Andiamo quindi a vedere la particolare produzione di piccoli idoletti in marmo che sono stati rinvenuti nelle tombe, un po' ovunque nelle varie isole dell'arcipelago. Inizialmente, in questa fase della produzione artistica, che viene chiamata Antico Cicladico I, che va dal 3200 al 2800 avanti Cristo, questi idoletti avevano una forma molto schematizzata, estremamente stilizzati. Infatti, sono denominati idoli di tipo schematico. In seguito si arrivò alla realizzazione dei cosiddetti idoli di tipo canonico, come questo. Con il termine canonico si indica questo tipo di figura stante, in posizione rigidamente frontale, con i piedi tesi e le braccia conserte sotto i seni, che sono abbozzati in leggero rilievo. Il pube è inciso e la testa è a forma di scudo e reclinata all'indietro. Il volto è completamente liscio ad eccezione del naso sporgente. Infatti gli occhi, i capelli e vari ornamenti come collane, bracciali e altro venivano dipinti, ma questi dettagli sono andati perduti. Problematica è l'interpretazione del significato di questi idoletti. Infatti è probabile che l'uso funerario non sia stato esclusivo, sebbene figure come questa di tipo canonico sembrino persone stese a terra, in posizione supina con testa e piedi abbandonati. Il fatto che siano poi per lo più personaggi femminili nudi fa pensare che raffigurassero una dea della fecondità, connessa alla nascita, alla vita e alla morte, con le braccia incrociate sul ventre, quasi a voler indicare una madre che protegge la vita che porta in grembo. Non mancavano però altri tipi di soggetto, come cacciatori, guerrieri, gruppi, portatori di coppe e musicisti. Ed inoltre ad un certo momento alcuni artisti riuscirono a conquistare lo spazio con la terza dimensione, realizzando soggetti che non sono più vincolati alla rigida posizione frontale, ma sono raffigurati in atteggiamenti diversi. È il caso del suonatore di cetra, conservato ad Atene.
L'idolo è rappresentato seduto nell'atto di suonare un piccolo strumento a corde, che forse è appunto una cetra. La sedia ha un alto schienale e le gambe ripropongono rovesciato il motivo triangolare dello strumento. C'è una ricerca di tridimensionalità, si arriva dunque a un tutto tondo nell'articolazione del corpo, anche se il volto mantiene ancora la struttura appiattita della originaria visione frontale, con il solo naso che emerge. La testa ha sempre lo stesso tipo di forma, ma è talmente reclinata all'indietro che è quasi perpendicolare al collo, che ha forma di grosso cilindro. Dal momento che gli avambracci sono in stato frammentario, non si sa in che modo siano state rese le mani e manca qualsiasi indicazione del sesso della figura. Altro oggetto tipico della civiltà cicladica è il cosiddetto vaso a padella, un recipiente piatto di dubbia funzione, poco profondo e a forma di disco, che reca scene figurate, spesso con una nave, associate a complesse decorazioni a motivi astratti, curvilinei e spiraliformi, come questo. C'è una scena marina, con la sagoma di una natante a remi, inquadrato da un fitto motivo spiraleggiante che dà movimento come se si trattasse del movimento delle onde del mare. Il tutto incorniciato da triangoli disposti a raggiera. Questo tipo di scenario ci fa capire quanto fosse importante il mare per questa civiltà, che lo usava per far circolare oggetti, artigiani e tecniche, e quindi aveva sviluppato fortemente la marineria. Questa civiltà ci ha inoltre lasciato bellissimi affreschi, monumentali, come quelli di Acrotiri, un sito archeologico nell'odierna Santorini, che decoravano gli ambienti abitativi con l'uso della linea, quindi del disegno, e pochi colori, ma realizzando un repertorio vario, dall'uomo e le sue attività, come in questi due casi, alle piante e agli animali, oltre a schemi astratti e geometrici. Spesso le immagini sono poste su più registri sovrapposti in modo da suggerire il senso della profondità, in queste rappresentazioni che sono rigidamente bidimensionali. Vi è una certa dipendenza dalla coeva produzione pittorica cretese, che vedremo fra poco, ma senza il condizionamento delle sue rigide convenzioni. Si hanno anche casi di racconti figurati veri e propri, che si articolavano in più scene all'interno di queste abitazioni. Come nel caso di questo famoso fregio, un capolavoro che fa parte di un insieme di scene correlate che si sviluppavano in senso orario lungo le quattro pareti di quello che è denominato vano 5 della casa occidentale. La prima figura è il fregio per intero, le altre due immagini sono ingrandimenti e quindi sono le due metà del fregio intero. Si narra la cronaca di un lungo viaggio per mare, realizzato a tappe, che inizia e finisce nella stessa località, identificata con l'isola di Tera, cioè Santorini. La città di partenza si trova presso il delta di un fiume ed è caratterizzata da un paesaggio ricco di vegetazione, di animali selvatici e di abitazioni, che sono case a più piani, disposte su livelli diversi, dalle quali alcune persone guardano il mare e la flotta, indicandoci la direzione in cui si svolge la narrazione. Le figure sono rese con contorni tracciati con una sottile linea nera e riempiti da colori piani, privi di sfumature. All'interno dei lunghi natanti vi sono uomini vestiti con tuniche bianche o colorate, che siedono sotto leggeri baldacchini, e il timoniere che governa il vascello con una lunga barra. Alle spalle del timoniere vi è una piccola cabina coperta, all'interno della quale è seduto un personaggio armato di una lunga lancia. Tutto attorno il mare è animato dai delfini.